Sabato 25 marzo 2023, sono le ore 18:25, buonasera dal palazzetto Cheope in Casal Grande. Sta per cominciare un incontro appunto valevole per la 19esima giornata del massimo campionato di pallamano femminile. Come sempre siamo qui in collegamento dal Palacheope attraverso la piattaforma Eleven Sports per vivere insieme a voi tutte le emozioni, tutti i sussulti di questa imminente sfida tra la pallamano mezzo corona e le padrone di casa, appunto targate Casal Grande Padana. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questo sabato pomeriggio per raccontare, per sottolineare per quanto possibile le gesta delle atlete, delle protagoniste in campo, gesta che sicuramente non mancheranno di emozionare e per forse certi versi anche di stupire, anche perché questa sera si confronteranno due squadre, due contendenti caratterizzate da un buon momento sul piano dei risultati. Infatti sia Mezzocorona sia la Casalgrande Padana provengono da importanti vittorie ottenute appena 7 giorni fa. E inoltre la posta in palio, i due punti in palio questa sera pesano sicuramente parecchio per gli obiettivi, per gli orizzonti di entrambe le formazioni. Nella fattispecie la Casalgrande Padana cerca di dare continuità al successo di 7 giorni fa a Prato per ottenere due punti ulteriori importantissimi, utili per evitare i play-out e quindi guadagnare la salvezza diretta, play-out che invece Mezzocorona si augura di poter appunto disputare, evitando in questo modo quell'ultimo posto che a fine annata significa retrocessione diretta. Mezzocorona in questo momento ha 7 punti in classifica, 3 in più rispetto alla Star Med TMS Teramo che al momento alberga all'ultimo posto, quindi anche Mezzocorona è in cerca di un chiaro e convincente successo, in questo caso per dare piena ed efficace continuità alla vittoria di sabato scorso in casa contro la Securfox Ariosto Ferrara. Questo quindi è il quadro generale che contraddistingue questo imminente confronto che avrà inizio qui tra pochi minuti qui al palazzetto Cheope in via Aosta a Casalgrande. Lo ricordiamo, confronto valido per la 19esima giornata della Serie 1 di pallamano femminile, 19esima giornata che corrisponde anche al quart'ultimo turno della stagione regolare. Tra pochissimo vi daremo lettura degli schieramenti in campo, degli schieramenti che stanno per dare vita a questa contesa, cominciando per dovere di ovvia ospitalità dalla pallamano Mezzocorona, che si presenta qui a Casalgrande con il seguente schieramento. Nella fattispecie con il numero 3 Enrica Terrana, con il 4 Aurora Gislimberti, vera frombogliera della massima serie con parecchie reti all'attivo. Dopo vi diremo esattamente anche quali, faremo il punto anche sulla appunto classifica delle migliori realizzatrici. Numero 4 Aurora Gislimberti, numero 8 Giuliana Faig, con il numero 13 Claudia Correia, con il numero 16 il portiere Niki Razzica, con il numero 17 Roberta De Mattio, con il numero 21 Gaia Battisti, con il numero 22 la vice capitana Luisa Dalla Valle, con il numero 27 Giada Veronese, con il 33 Eleonora Italiano la capitana, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 46 Marica Prati e con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, formazione allenata da Sonia Giovannini e Nicolai Boev. Per quanto attiene invece alla Casalgrande Padana, lo schieramento sicuramente comprende nomi ormai ampiamente abituali per il pubblico di fede biancorossa, comunque li riepiloghiamo. Con il numero 1 il portiere Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Mangone, con il 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto la capitana, con il numero 12 il portiere Nadia Yelen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 16 Viola Giubbini, anche lei gioca nel ruolo di portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il 20 Emma Baroni, con il 21 Matilde Giovannini, con il 26 Giulia Mattioli e con il numero 33 Gaia Lusetti. L'allenatore è come d'abitudine Marco Agazzani. È appena iniziata la sfida, primo pallone appannaggio della pallamano Mezzocorona, prima azione offensiva appannaggio della formazione trentina. Cogliamo l'occasione anche di questo primo attacco giallo-verde, anche se oggi la
La formazione giallo-verde indossa una maglia quasi interamente blu con scritte bianche. Comunque cogliamo l'occasione di questo primo attacco ospite per salutare quante e quanti ci stanno in questo momento seguendo da mezzo corona, dalle valli rotaliane e più in generale dal Trentino, dove la pallamano mezzo corona ha sicuramente un importante seguito, non fosse altro per le grandi tradizioni che contraddistinguono la società e la squadra che quest'oggi sfida la Casagrande Padana qui a Palazzetto Cheope di via Aosta. Quindi un saluto al pubblico trentino in collegamento con Eleven Sports in questo momento, un saluto anche al pubblico ovviamente di fede biancorossa, di fede casalgrandese, che per un motivo o per l'altro non ha potuto venire qui a trovarci questa sera al Palazzetto Cheope, e più in generale un grazie per l'attenzione fin da ora a quanti da tutto il mondo possono seguire il racconto e la diretta integrale di questa partita attraverso la piattaforma Eleven Sports, una diretta integrale che ha il suo primo sussulto con la rete messa a segno dalla Casalgrande Padana e nella fattispecie dalla frizzante vivace ala centrale Simona Artoni con il numero 14. Simona Artoni che quindi apre le realizzazioni di questo confronto 1-0 a favore delle biancorosse. Situazione di classifica, cogliamo l'occasione per puntualizzarla in modo ulteriore: la Casagrande Padana in questo momento occupa il settimo rango. Intanto c'è un gol di Giada Veronès, la pallamano mezzo corona pareggia i conti immediatamente 1-1 quando sono passati 2 minuti dal fischio d'inizio. Vediamo da Franco, attenzione, la conclusione centrale di Alessia Artoni che però viene neutralizzata dal portiere ellenico della formazione trentina Niki Razzica. 1-1 quindi, stavamo dicendo, in classifica la Casagrande Padana occupa il settimo rango in questo momento con 16 punti all'attivo. In questo momento le biancorosse sarebbero salve senza i play-out in virtù del vantaggio negli scontri diretti con la Secul Fox Ariosto Ferrara, che parimenti staziona a quota 16. Ma come detto, il vantaggio degli scontri diretti, la miglior differenza reti negli scontri diretti, è premiante in questo momento per la Casagrande Padana. Intanto Marianna Orlandi sigla il 2-1 biancorosso. Dall'altro lato del campo c'è la conclusione di Juliana Feig, ma Nadia Yelen Bordon si fa trovare pronta. Può ripartire quindi la Casagrande Padana alla ricerca del 3-1 con Franco. Furlanetto, attenzione, prova la conclusione in diagonale, Furlanetto che va a segno, molto bene la capitana casalgrandese, vera e propria istituzione per la formazione biancorossa e per Casalgrande tutta, non soltanto per la pallamano di Casalgrande. 3-1 così in un amen quando sono passati poco più che 3 minuti dall'inizio della contesa. Per quanto riguarda, dicevamo, mezzo corona in questo momento è terz'ultima in graduatoria con 7 punti all'attivo, ma proviene da una sicuramente brillante affermazione ottenuta 7 giorni fa in casa proprio contro la Secul Fox Ariosto Ferrara, un'affermazione che oltre a giovare parecchio alla compagine trentina ha sicuramente aiutato molto anche la Casagrande Padana in termini di classifica. Però insomma, questo vuol dire che mezzo corona non ha affatto l'intenzione di recitare una patria comprimaria quest'oggi, una patria timorosa comprimaria, assolutamente no, come testimonia questo gol realizzato da Aurora Gislimberti, la vera frombogliera di mezzo corona e del campionato. Aurora Gislimberti ha al proprio attivo 148 gol che con la rete messa a segno pochi istanti fa diventano 149, e con 149 reti Aurora Gislimberti è sempre più al comando della speciale classifica che premia le migliori realizzatrici del campionato. Aurora Gislimberti a quota 149, ma va rimarcato, intanto c'è il gol di Gaia Lusetti, primo gol per lei, ma va, ecco, rimarcato a questo proposito anche il terzo posto di Ilenia Furlanetto, che ha siglato fin qui 119 reti, 120 considerando anche la rete di poco fa. Intanto mezzo corona trova la via della rete con il terzino portoghese Claudia Correia, c'è un'esclusione per 2 minuti. Intanto nei ranghi di mezzo corona abbandona il campo Juliana Feig, dicevamo il terzino portoghese della formazione di mezzo corona, Claudia Salomesse Medo Gonçalves Correia, questo è il nome completo del terzino arrivato a gennaio nella formazione rotaliana. E va anche sottolineato che all'andata la Casagrande Padana ha sbancato i Palafornai con il punteggio di 24-35, ma all'epoca non c'era appunto
il terzino Correia, e non c'era neanche la talentosa centrale Emma Girlanda, all'epoca bloccata da un infortunio. Questa sera invece è regolarmente schierabile. Intanto c'è un nuovo gol di Ilenia Furlanetto, 5-3 quindi la situazione. Doppio vantaggio per la Casalgrande Padana dopo poco più di 5 minuti dall'inizio dell'incontro. Come sempre ripetiamo varie volte il punteggio a beneficio di quanti non possano dare sufficiente attenzione al monitor. Comunque ovviamente non manca mai la sovrimpressione della situazione numerica che inerisce la partita, situazione sia di punteggio che anche di tempo. Allora vediamo l'attacco di mezzo colonna, vediamo un movimento dall'ala, vediamo Campestrini adesso, vedremo cosa si inventerà per scandagliare la retroguardia biancorossa. Un buon passaggio per Correia, e Claudia Correia con la sua esperienza, con il suo istinto del gol, lascia partire una staffilata che sorprende Nadia Ayelen Bordon. 5 Casalgrande, 4 mezzo colonna. Si sapeva benissimo che il compito non sarebbe stato affatto facile per la formazione di casa, che pure in classifica ha 9 punti in più, ma questo ha un significato decisamente relativo, specie considerando anche i recenti risultati della Casagrande Padana, che proprio poche settimane fa ha pagato dazio qui al Paracheope contro la Starmed TMS Teramo, ultima in classifica, un risultato emerso anche a sorpresa. Intanto Simona Artoni, secondo gol per lei, riporta la Padana sul doppio vantaggio 6-4, partita vivace, sicuramente partita di primo piano anche da queste prime schermaglie, qualche contestazione da parte del pubblico per questa esitazione di Correia, che comunque adesso di nuovo palla Gislimberti, vediamo mezzo colonna cerca di raccapezzarsi in qualche modo in questa azione di attacco, ma Casalgrande chiude bene le maglie della difesa, c'è il tiro di Anna Chiara Campestrini, ma Nadia Ayelen Bordon fa buona guardia, e così la Casalgrande Padana riprende il proprio incedere offensivo. Furlanetto a servire Mangone, a servire Franco, immaginiamo adesso Furlanetto è così, Mangone, Furlanetto è una Casalgrande Padana che non vuole perdere, non vuole perdere tempo nel, non vuole perdere buone occasioni nel gettare via tiri in modo inopinato. È un gioco piuttosto riflettuto quello della Casagrande Padana, che vuole sfruttare questi minuti, questo buon avvio, per consolidare e possibilmente ulteriormente rafforzare il vantaggio acquisito contro le comunque battagliere trentine. Vediamo Alessia Artoni, adesso Furlanetto, Lusetti, ancora con Furlanetto, vediamo Ilenia Furlanetto in elevazione, Niki Razzica risponde presente, il tiro dall'ala di Marianna Orlandi, che aveva approfittato della respinta da parte del portiere ellenico, ma su di lei, su Marianna Orlandi, c'è un intervento da parte di Claudia Correia, e così Casalgrande usufruisce di un rigore, decisione in ECPBE da parte degli arbitri Limido e Donnini, non li avevamo ancora menzionati. Arbitri Limido e Donnini che concedono un 7 metri alla Padana, ma questa volta Ilenia Furlanetto si fa neutralizzare la conclusione da Niki Razzica, quindi non cambia il punteggio, peccato per le padrone di casa, poteva essere un'ottima occasione per mettere a segno un gol prezioso sia dal punto di vista strettamente numerico sia per quanto riguarda il morale del gruppo in questi minuti iniziali. Non cambia comunque il punteggio, 6-4, è avanti mezzo colonna, Gislimberti, Campestrini, vediamo Correia, Correia con un gran gol dall'ala, molto efficace, molto efficiente l'avvio di gara del terzino portoghese Claudia Correia, che è già a quota 3 per quanto riguarda il tabellino personale, 6-5 di squadra. Infrazione da parte di Asia Mangone, non è buono il suo gol, Niki Razzica quindi può procedere a un rilancio a favore di mezzo colonna, e adesso le ragazze ospiti hanno una palla del, hanno in mano la palla del potenziale pareggio, del potenziale 6-6, quando stiamo veleggiando verso il decimo minuto della contesa. Vediamo Gislimberti, Gislimberti si fa largo in maniera efficace tra le maglie della retroguardia biancorossa, ma il gioco era stato fermato pochi istanti prima del suo gol, si riprende quindi con un 9 metri a favore di mezzo colonna, già eseguito da Enrica Terrana, adesso Campestrini, Correia, di nuovo Campestrini per Gislimberti, Campestrini veleggia verso la porta difesa da Nadia Ayelen Bordon e non concede scampo alla cintura difensiva di casa, 6-6 e parità. È parità quando stiamo viaggiando a grandi passi verso il decimo minuto di gara, 6-6.
torna in campo Gaia Lusetti in questo momento, Casagrande Padana in avanti ora con l'intento di rimettere la freccia, con il chiaro intento di rimettere la freccia, anche perché in contese come questa, che si giocano in questo segmento di fine annata, ogni pallone per di scontato non c'è assolutamente nulla, e ogni pallone perso o guadagnato può essere determinante ai fini del risultato finale. Intanto due minuti a Enrica Terrana, che abbandona quindi momentaneamente il campo lasciando mezzo corona in provvisoria inferiorità numerica, quindi è una Casagrande Padana che ora ha il compito di sfruttare al meglio la supremazia data dalla quantità di forze in campo. Vediamo ora Furlanetto a servire Simone Artoni, vedremo, cerca di inventarsi il tiro ma troppa esitazione da parte dell'ala centrale biancorossa, nulla di fatto, e attenzione, mezzo corona ha la palla in mano del potenziale vantaggio, ecco, sarebbe il primo vantaggio per mezzo corona. Vediamo, Campestrini si fa largo, ma viene fermata bene da Furlanetto e Franco, dal consolidato duo Furlanetto-Franco. Ora vediamo Correia, cerca di divincolarsi da Francesca Franco, ci riesce, anche se solo in parte, comunque mezzo corona guadagna un 9 metri. Campestrini, Veronese a servire ancora Campestrini. Buono il passaggio per Luisa Dalla Valle, ancora Anna Chiara Campestrini, Dalla Valle, Correia, è molto ben manovrato il gioco di mezzo corona che trova la via del gol con Claudia Salomè Correia, gol proprio sul filo del passivo, palla che va ad insaccarsi sull'incrocio dei pali in alto a sinistra di Nadia Ayelen Bordon, del portiere italo-argentino in forza alla compagine ceramica. 6-7 quindi, e mezzo corona che ha messo la freccia. Mangone, attenzione, Mangone liberissima, può piazzare il tiro, lo fa. Asia Mangone approfitta al meglio di uno svarione difensivo avversario per ristabilire immediatamente la parità nel punteggio. 7-7, tutto da rifare, come direbbero i commentatori qualificati. 7-7 quando siamo quasi al 12° minuto di gioco. Sfida, lo ricordiamo, valevole per la 19ª giornata della massima serie di pallamano femminile. Sfida cruciale per le prospettive salvezza di entrambe le contendenti. Casagrande Padana che vuole evitare i play-out, mezzo corona che invece aspira a disputarli evitando la retrocessione diretta, e le speranze rotaliane trovano ulteriore forma e vigore con questo gol da posizione angolata firmato da Giada Veronese. 7-8, non molla mezzo corona, ma non deve mollare nemmeno la Casagrande Padana, che in questo momento ha il preciso compito di ritrovare con massimo slancio e con la massima efficienza tutto il vigore messo in campo 7 giorni fa all'Extra Forum di Prato in occasione della vittoria contro le Tusce, avversarie sicuramente niente affatto semplici da fronteggiare, specialmente quando giocano sul parquet toscano. Partita che la Casagrande Padana ha dominato dall'inizio alla fine sabato scorso, cosa che però non sta avvenendo in questa occasione, poiché Anna Chiara Campestrini ha realizzato il suo secondo centro personale, che porta a 9 le realizzazioni totali della compagine trentina. 7-9, ancora non è stato chiamato alcun time out, ma è facile immaginare che tra poco Agazzani si servirà di un minuto di sospensione per fare un po' il punto della situazione, per aiutare la Casagrande Padana a risalire la china che fin qui si sta manifestando, in cui fin qui la Casagrande Padana si sta infilando. Asia Mangone carica la conclusione, trova però il palo a sinistra di Niki Razzica. C'è un 9 metri, Orlandi, Mangone, Lusetti, Ilenia Furlanetto a servire Gaia Lusetti, Furlanetto, gioco veloce ma serve un tiro, Furlanetto, Lusetti non ci arriva perché Aurora Gislimberti ha pieno il pallone, poi Gislimberti e Correia non si intendono, così che la palla può tornare nelle mani della Casagrande Padana, ma le biancorosse hanno veramente rischiato grosso, hanno rischiato di subire il meno 3 in contropiede. Agazzani, come avevamo preconizzato poco fa,
buoni siamo stati efficaci profeti, chiama il time out quando sono passati 14 minuti e 5 secondi nel corso del primo tempo, l'occasione propizia per riepilogare il tabellino di entrambe le squadre. Per la Casagrande Padana due reti messe a segno da Ilenia Furlanetto e Simona Artoni e un gol a testa firmati da Asia Mangone, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la pallamano mezzocolonna, sono già 4 i gol del terzino portoghese Claudia Correia, due reti a testa per Giada Veronès e Anna Chiara Campestrini, e il quadro si completa con il gol messo a segno da Aurora Gislimberti. 7-9 il punteggio parziale a favore di mezzocolonna. Al decimo la situazione era sul 6-6. I rigori 0-1 per la Casagrande Padana, con Ilenia Furlanetto che ha sbagliato la conclusione dai 7 metri respinta da Niki Razzicca. Invece mezzocolonna non ha ancora usufruito di conclusioni dalla linea dei 7 metri. Questa è la situazione riepilogata quando siamo circa a metà del primo tempo. Mezzocolonna avanti di due lunghezze, un divario che ora la Casagrande Padana punta a dimezzare. Lusetti, Mangone, Lusetti per Franco, da questi a Mangone, Furlanetto, vedremo se caricherà il tiro, no, serve Orlandi, Orlandi in posizione del campo per lei inconsueta in questo momento, ora Orlandi torna verso l'ala, posizione a lei congeniale, c'è un intervento abbastanza severo su Gaia Lusetti effettuato da Enrica Terrana. Gli arbitri hanno sospeso il gioco giustamente assegnando il 9 metri alle biancorosse. Si riprende quindi 9 metri già eseguito da Francesca Franco. Furlanetto, ma Franco si fa soffiare il pallone, tuttavia la palla resta nelle mani della Casagrande Padana. Marianna Orlandi con un grande movimento si era fatta largo dall'ala, aveva eluso la sorveglianza di Luisa Dalla Valle, ma poi Niki Razzicca ha neutralizzato la conclusione, e invece dall'altra parte del campo Claudia Correia non sbaglia, il terzino portoghese in questo momento la migliore realizzatrice dell'incontro su 10 gol trentini, 5 portano la firma di Claudia Salomè Semedo Gonçalves Correia, più semplicemente Claudia Correia, dalla Lusitania, per entusiasmare il pubblico di mezzocolonna presente in maniera esigua ma comunque molto partecipe qui al Palacheo, ma soprattutto presente questa sera attraverso il collegamento sulla piattaforma Eleven Sports. La Casagrande Padana, attenzione, ha perso un ulteriore pallone e ora mezzocolonna può consolidare il vantaggio. È davvero indecifrabile la compagine ceramica, che fin qui si è rivelata capace di inanellare prove di grandissimo, di altissimo spessore, ad altre assolutamente più scialbe e opache, come quella che si sta concretizzando questa sera. La Padana è partita sicuramente bene, con l'approccio giusto contro un'avversaria tutt'altro che semplice, ma poi mezzocolonna sta man mano prendendo il sopravvento, approfittando al meglio di tutti gli svarioni, le imprecisioni commesse dalle padrone di casa. Anna Chiara Campestrini intanto trova il gol superando Valentina Bonaccini, che intanto è salita in campo al posto della sua collega di ruolo Nadia Yelen Bordon. Padana in avanti, c'è l'intervento severo di Giada Veronès ai danni di Marianna Orlandi, vedremo il provvedimento arbitrale. Orlandi si rialza subito, niente di grave per lei, assolutamente, ne siamo tutti felici. Comunque l'intervento non era assolutamente intenzionale, intervento severo ma comunque fortuito. E Casagrande che può ripartire con un 9 metri, serve un gol rapidamente, altrimenti mezzocolonna rischia di scappare nel punteggio parziale e la Casagrande Padana potrebbe, il condizionale ancora ovviamente d'obbligo, ma potrebbe incappare in una seconda Teramo, in una fotocopia della partita contro Teramo. Rischio che per il momento si allontana, ma solo per il momento, grazie all'ottima realizzazione di Asia Mangone che ricuce parte dello strappo con mezzocolonna. Ora sono solo 3 i gol di ritardo di Casagrande nei confronti della formazione ospite. Le ragazze comunque allenate da Sonia Giovannini e Nicolai Boev adesso sono in avanti con Claudia Correia, scatenatissima Claudia Correia, veramente sta facendo la differenza questa sera per la compagine rotaliana.
Claudia Correia è in questo momento, fino a questo momento, l'autentico spauracchio della linea difensiva biancorossa. Non c'è modo di fermarla, non c'è modo di mettere una zeppa alla sua straordinaria efficienza in chiave offensiva, e questo si ripercuote anche in termini di punteggio. Non a caso le trentine ora sono avanti di nuovo di quattro lunghezze. Gaia Lusetti, gol con la sua sana prepotenza agonistica e sportiva, trova il 9-12. La Padana quindi evita il baratro, almeno per il momento, resta quanto mai in partita. Attenzione però ora all'attacco della formazione guidata dal duo Giovannini-Boev. Campestrini per Gislimberti trova il gol, ma il gioco era stato già fermato poc'anzi a causa dell'intervento su di lei da parte di Lenia Furlanetto e Francesca Franco. 9 metri a favore di mezzo colonna, già eseguito da Enrica Terrana. Ora Campestrini per Gislimberti. Campestrini è una squadra mezzocolonna che ha nomi sicuramente altisonanti e molto spesso anche promettenti. Campestrini, Anna Chiara Campestrini, terzino classe 2003, lasciata colpevolmente libera dalla difesa casalgrandese, e così lei non si è fatta pregare nel siglare quello che rappresenta il quarto centro personale, ma anche e soprattutto il 13° punto per la pallamano mezzocolona. 9-13, è una Padana che deve registrare, sistemare, rivedere tante cose, lo dovrà fare anche durante l'intervallo. Intanto Simone Artoni prova a colpire a rete, ma Niki Razzica ci arriva, non si fa sorprendere. Attenzione a Correia, buono il suggerimento a beneficio di Enrica Terrana che viene stoppata da Asia Mangone. C'è, ci sembra di capire, è così il rigore, il primo rigore di questa partita a beneficio delle rotaliane. Claudia Correia, manco a dirlo, dai 7 metri contro Nadia Yelen Bordon. Correia, ma Bordon! Nadia Yelen Bordon ci arriva per la prima volta in questa partita. Il terzino portoghese Facilecca, fin qui autrice comunque di una prova da 8 in pagella, se non di più. Questa volta comunque la palla non va. Nadia Yelen Bordon con grande prontezza ha neutralizzato la conclusione della linea dei 7 metri effettuata dal terzino lusitano, e così il punteggio non cambia, resta di 9-13 con la Padana che può riportarsi su meno 3. C'è il tiro di Asia Mangone, ma Razzica ci arriva. 9-13, quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco. Poi al termine dal primo tempo chiaramente daremo la linea a Milano come sempre per un breve intervallo, e poi torneremo qui in diretta da Casalgrande per raccontarvi, per vivere insieme le emozioni del secondo tempo. Un secondo tempo che ha sicuramente parecchio da dire. Campestrini perde palla in uno dei suoi rari errori, prova la conclusione Simone Artoni, viene contrastata da Aurora Gislimberti, gli arbitri Limido e Donnini però dicono che è tutto regolare, così torna la palla in mano a mezzo colonna, che può quindi avvantaggiarsi, può andare addirittura sul più 5. 9-13 la situazione, dicevamo, daremo la linea tra poco, ecco, appena finito il primo tempo a Milano per un breve intervallo, poi torneremo per un secondo tempo che di certo regalerà parecchio, di certo la Casalgrande Padana non vorrà. Doppia la grande imparata intanto di Nadia Yelen Bordon sul tiro della frombogliera Aurora Gislimberti. 9-13, dicevamo, una Padana che di certo non vorrà sciupare questa grande occasione casalinga di avvicinarsi alla salvezza diretta, e quindi c'è da aspettarsi una ripresa di grande intensità agonistica da parte di entrambe le contendenti. Mezzocolonna comunque che fin qui è, lo possiamo dire insomma, e il pubblico trentino sarà sicuramente d'accordo con noi, ma non solo il pubblico trentino, anche quello di Fede Biancorossa, è una mezzocolonna che fin qui sta legittimando il vantaggio acquisito. Ora Francesca Franco prova a dare una inversione di rotta. 10-13 del primo gol per la pivot nonché vice capitana della formazione di casa. 10-13, attenzione, la grande fuga verso la porta di Luisa Dalla Valle, la vice capitana rotaliana, viene comunque contrastata efficacemente da Marianna Orlandi, e così mezzo colonna deve ripiegare su 9 metri. Enrica Terrana a servire Correia, a servire Campestrini, a servire Gislimberti. Campestrini
Correia, Campi, Strini, Gislimberti, vediamo ovviamente a Correia, stavolta trattiene male ma comunque intercetta il pallone, e ancora nel terzino portoghese il pallone, c'è il gol di Claudia Correia, immensa questa sera, incommensurabile. Nadia Ayelen Bordon era riuscita a toccare la sfera senza arrivarci, però dall'altro lato del campo c'è la conclusione, concedetecelo, spettacolare da parte di Francesca Franco, conclusione imparabile per Nicky Razzica, e quindi il punteggio è sull'11-14 a favore di Mezzocolora 3, le lunghezze di svantaggio. Allora in questo momento Sonia Giovannini e Nicolai Boeva hanno chiamato il time out, riepilogo quindi di quanto emerso fin qui quando sono passati 22 minuti e 46 secondi nel corso del primo tempo per la Casalgrande Padana. 2 gol a testa portano la firma di Asia Mangone, Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, Simona Artoni e Gaia Lusetti. Il quadro si completa con il gol messo a segno da Marianna Orlandi. Per quanto attiene Mezzocolona sono 7 i gol di Claudia Correia, 7 gol per lei, 4 i gol di Anna Chiara Campestrini, 2 reti per Giada Veronès e 1 gol realizzato da Aurora Gislimberti. I parziali al 6-6, al 9-13 per Mezzocolona e adesso 11-14 specialmente per, ecco, ovviamente sempre per Mezzocolona. I rigori 0-1 per entrambe le formazioni, con gli errori dai 7 metri di Ilenia Furlanetto e di Claudia Correia. Questo quindi è il resoconto di quanto emerso fino a questo punto, ancora ultimi 7 minuti abbondanti in questo primo tempo. Mezzocolona in avanti, Gislimberti per Campestrini, Correia, Campestrini per Gislimberti, Gislimberti che fin qui è stata arginata abbastanza bene dalla difesa biancorossa, però per converso c'è una Claudia Correia che fin qui sta facendo vedere i classici soci verdi alle casalgrandesi. Comunque adesso Nadia Ayelen Bordon è arrivata, è riuscita a respingere, a neutralizzare la conclusione proprio di Correia. Dall'alto lato del campo Ilenia Furlanetto, terzo centro personale per lei, Razzica ci arriva, tocca il pallone, non lo trattiene, la sfera finisce ugualmente in porta. 12-14, questo gol della capitana biancorossa ridà slancio, ridà speranza, ridà vigore a quelle che sono le prospettive, le aspettative della compagine ceramica in questo cruciale confronto valevole per il 19° capitolo della massima divisione di pallamano femminile. Correia, attenzione all'azione manovrata con Faig, cede a Campestrini, Veronès molto cercata dalle sue compagne di squadra nella posizione di ala, ancora Correia, si divincola da Asia Mangone difende efficacemente, il tiro di Correia infatti termina fuori a sinistra di Bordon, e ora la Casagrande Padana può riportarsi sul meno uno, sarebbe importantissimo anche dal punto di vista mentale. Furlanetto, ma questa volta non va, Razzica ci arriva, il tiro non era irresistibile in questa circostanza, ma comunque l'estremo difensore ellenico in forza a Mezzocolona a comunque annullato la conclusione, quindi 12-14, non cambia il punteggio, Mezzocolona in avanti, 14 che attacca, 12 che difende. Veronès per Campestrini, attenzione a Juliana Faig che trova però l'opposizione di piede da parte di Nadia Ayelen Bordon per la gioia del pubblico biancorosso. Riparte la Casagrande Padana sostenuta da un pubblico partecipe e caloroso, capisce che le proprie beniamine sono in fase di crescita e miglioramento in questa partita. L'ascesa è evidente, un'ascesa che però va concretizzata, riagguantando e possibilmente superando quanto prima le coriacee avversarie nel punteggio parziale. Vediamo, oh, attenzione, liberissima Marianna Orlandi con un bel movimento, con un bel gesto atletico, sigla il 13-14. E adesso è davvero attaccata alla partita la Padana, è davvero attaccata alle avversarie che hanno attraversato minuti di appannamento legati in primo luogo alla grande vitalità, alla grande vivacità che la Casagrande Padana ha evidenziato in particolare negli ultimi 5 minuti. Campestrini cerca di trovare una via verso la porta difesa da Nadia Ayelen Bordon, ma su di lei Simona Artoni e Ilenia Furlanetto hanno fatto buona guardia.
si è già ripreso con un 7 metri a favore delle rotaliane. Giada Veronese, attenzione dall'ala, la sua traversa, traversa di Giada Veronese, restano così due i suoi gol personali fino a questo momento. E ora, signore e signori, le biancorosse allenate da Marco Agazzani hanno in mano la palla del potenziale pareggio, un pareggio potenziale che arriverebbe dopo momenti, dopo prolungati momenti in cui mezzo corona era avanti anche di 5 gol. Furlanetto, conclusione un po' affrettata, ci arriva la zica, ma sul rimbalzo Francesca Franco non perdona, non perdona la vice capitana biancorossa, terzo gol personale per lei ed è parità su 14-14 e torna in bilico la contesa. Il dominio di mezzo corona che sembrava evidente almeno fino al, insomma, tra il decimo e il ventesimo, ora è stato momentaneamente neutralizzato e sopito da una Casagrande Padana che ha rialzato la testa raggiungendo i pari, ma la partita non si è affatto conclusa, c'è ancora moltissimo da dire. Qui Luisa Dalla Valle non riesce a trattenere il pallone in campo, buon per le biancorosse che possono ripartire e possono anche portarsi in vantaggio. Furlanetto, sembra interrogarsi sul da farsi, trova un buon servizio per Mangone. Furlanetto, ora servirà probabilmente Gaia Lusetti, è così, Lusetti per Furlanetto di nuovo. Lusetti, c'è un fraseggio interlocutorio da parte di Casalgrande che non vuole affrettare questo tiro, conoscono bene le biancorosse l'importanza specifica di questa azione di attacco che potrebbe riportare la Padana avanti. Lusetti ancora per Furlanetto, ma Limido e Donnini hanno le mani alzate, siamo sul filo del passivo. La palla torna in mano a mezzo corona, troppo elaborata, troppo lambiccata l'azione della formazione di casa. E intanto Sonia Giovannini e Nicolai Boev chiamano time out richiesto da mezzo corona, situazione quando mancano poco più di due minuti al termine del primo tempo. 14-14 il punteggio per la Padana, 3 gol a testa Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, 2 gol per Asia Mangone, Simona Artoni, Marianna Orlandi, Gaia Lusetti. Per mezzo corona Claudia Correia, grande protagonista con 7 gol. A seguire 4 gol Anna Chiara Campestrini, 2 gol di Giada Veronese e 1 di Aurora Gislimberti. I parziali al decimo 6-6, al ventesimo 9-13 per la compagine rotaliana e ora 14-14. I rigori 0-1, entrambe le formazioni, errori di Furlanetto e Correia, errori che per ora sono già stati archiviati ampiamente, perché la partita dice 14-14, mezzo corona in avanti con il chiaro intento di provare a chiudere il primo tempo in vantaggio in gare così equilibrate come ad esempio questa, insomma anche il fatto di chiudere il primo tempo con un margine favorevole in termini di punteggio può risultare, non diciamo decisivo, ma comunque importantissimo nel delineare le sorti conclusive della contesa. Gioco nuovamente fermato intanto dagli arbitri Limidi e Donnino quando mancano 2 minuti e 8 secondi alla pausa, sempre 14-14, e siete sempre in collegamento su Eleven Sports. Ancora un saluto al pubblico del Trentino e dell'Emilia e di tutto il mondo collegato con il palazzetto Cheope in questo momento. Vengono lasciati scorrere alcuni secondi fino al 27-59, quindi mancano 2 minuti e 1 secondo all'intervallo. Correia, Campestrini, sirena in quantità, frastuono in quantità per sostenere la Casagrande Padana, ma mezzo corona non si fa certo intimidire da questa vivacità sonora del pubblico casalgrandese. Attenzione Franco, soffia la spalla Correia, poi Alessia Artoni la difende con grande tenacia e con grande efficienza. La Padana riparte, Mangone, Furlanetto per Simona Artoni, di nuovo per Ilenia Furlanetto, Gaia Lusetti, Ilenia Furlanetto, Lusetti, Mangone, Lusetti. Ancora un'azione riflettuta, non deve esserlo però troppo perché altrimenti si finisce come l'attacco precedente che è stato inefficace. Mangone prova il colpo in pallonetto da posizione angolata di ala, ma Niki Razzica ci arriva, attenzione da Aurora Gislimberti, però
Nadia Aylen Bordon ipnotizza la flamboliera lottaliana e così la conclusione termina alta, non cambia, 14-14, Furlanetto, Razzica ci arriva, il pallone non vuole proprio entrare in porta né da una parte né dall'altra. Finale di primo tempo davvero scoppiettante, come del resto scoppiettante è stata la partita fin qui. Dominio ospite tra il decimo e il ventesimo del primo tempo, ma nelle altre fasi dell'incontro è stata una padana capace di lasciare un segno sicuramente pregevole sull'incontro. Intanto Bordon ha neutralizzato bene la conclusione di Campestrini, vanificato questo attacco di Casalgrande con Mangone e Furlanetto che non si intendono. 20 secondi al termine, è il festival delle parate, portieri protagonisti ma anche errori protagonisti da ambo le parti in questa conclusione di primo tempo. 10 secondi al termine, mezzo corona può piazzare la stoccata del vantaggio, attenzione alla conclusione di Roberta De Matteo che però viene sventata da Nadia Aylen Bordon. Simona Artoni, palo, palo di Simona Artoni con Nicky Razzica che le ha chiuso efficacemente la visuale. Tanti errori, tanti gol non messi a segno da una parte e dall'altra, si chiude così il primo tempo quindi sul risultato di 14-14 tra la Casalgrande Padana e la Pallamano mezzo corona, 14-14, lo ripetiamo, è il parziale al termine del primo tempo. Riepilogando il tabellino emerso fin qui per la Casalgrande Padana, sono 3 gol a testa per Francesca Franco e Ilenia Furlanetto, poi 2 gol a testa sempre per Asia Mangone, Simona Artoni, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la compagine trentina, 7 gol di Claudia Correia, 4 gol per Anna Chiara Campestrini, 2 gol di Giada Veronese e 1 gol Aurora Gislimberti. I parziali al decimo 6-6, al ventesimo 9-13 per mezzo corona e, l'abbiamo anche detto poc'anzi, lo vedete anche in sovraimpressione, al termine della prima mezz'ora 14-14, perfetta parità quindi tra la Casalgrande Padana e mezzo corona, i rigori 0-1 per entrambe le formazioni. Benissimo, ora sono le 19:06, minuti primi, diamo la linea a Milano per un breve intervallo, ci ritroviamo qui fra pochi minuti, al massimo 10, anche meno, per vivere insieme le emozioni di questo secondo tempo della sfida tra la Casalgrande Padana e la Pallamano mezzo corona, sfida, lo ripetiamo, valevole per la 19ª giornata del massimo campionato di pallamano femminile. A tra poco, a voi Milano.
E rieccoci qui quando sono le 19 e 13 minuti primi qui al palazzetto Cheope in Casal Grande. Siete collegati per seguire il secondo tempo di questa intensa sfida tra la Casal Grande Padana e la Pallamano Mezzo Colonna, valevole per il 19° e quart'ultimo turno della massima serie di pallamano femminile. Nicolò Rinaldi al microfono anche in questa ripresa per dare continuità a quello che è stato il racconto del primo tempo, un primo tempo che si è chiuso in perfetta parità sul 14-14, anche se le padrone di casa hanno 9 punti in più in classifica rispetto alla formazione ospite. Non è affatto una partita scontata, non fosse altro per il buon momento che entrambe le contendenti stanno vivendo e anche per l'effettiva importanza della posta in palio. La posta in palio infatti sono punti veramente pesanti quelli che si assegnano questa sera per le prospettive salvezza di entrambe le contendenti. Intanto è ripreso in questo momento, è iniziato in questo istante, pochi istanti fa, il secondo tempo, sempre sotto la guida, direzione arbitrale di Limido e Donnini. Vediamo Furlanetto, il primo attacco è della Casal Grande Padana. Casal Grande Padana che ha sofferto parecchio nella prima frazione di gioco, in particolare fra il 10° e il 20°, ma poi ha trovato modo di rialzare la testa e di riagguantare la parità. Intanto Aurora Gislimberti con un gol in tuffo riporta avanti Mezzo Colonna, prova a imitarla Simone Artoni dall'altro lato del campo, ma la conclusione non è delle migliori e Niki Razzica ci arriva. 14-15 è la situazione. Intanto, mentre seguiamo questo ulteriore attacco di Mezzo Colonna, cogliamo anche l'occasione per ricordare, per dare un cenno, per aprire una finestra per quanto riguarda la Serie B di pallamano maschile. E domani pomeriggio, sempre qui al Palacheope, la Modula Casalgrande affronterà la Pallamano Faenza in un confronto in questo caso valevole per l'alta classifica, una sfida assolutamente cruciale per le prospettive promozione di entrambe le formazioni. Sono infatti squadre, la Modula Casalgrande ma anche Faenza, che ambiscono a disputare i playoff per salire nella nuova Serie A Bronze. Appuntamento quindi domani sempre qui al Palazzetto Cheope a partire dalle ore 18, Serie B di pallamano maschile regionale, campionato emiliano romagnolo. Quindi questa è la finestra che abbiamo doverosamente aperto sulla terza serie maschile, ma torniamo in cronaca per quanto riguarda invece la 1 femminile, con Mezzo Colonna che ha poc'anzi vanificato un'interessante azione di attacco. È di nuovo adesso avanti la Casal Grande Padana alla ricerca del pareggio con Furlanetto che manovra per Gaia Lusetti. Gaia Lusetti si incunea tra le linee difensive di Mezzo Colonna, ma la conclusione è un po' troppo centrale, quindi Niki Razzica non ha problemi. Di nuovo avanti Mezzo Colonna. Mezzo Colonna che crede con fermezza in un possibile blitz, del resto ne ha buone ragioni, perché nel primo tempo le trentine hanno evidenziato numerosi spunti di buona pallamano, quindi entrambe le squadre in questo momento hanno sicuramente buone ragioni, valide motivazioni per sperare nell'ottenimento dei due punti. Ancora avanti con Correia che ha il numero 13, riceve palla in questo momento, cede palla alla numero 44 Emma Girlanda, la centrale rotaliana che prova il tiro. Nadia Yelen Bordon ci è arrivata e la palla torna nelle mani delle biancorosse. Furlanetto per Mangone, Gaia Lusetti va fino in fondo all'azione, ma c'è irregolarità da parte di Gaia Lusetti, il gol non è valido. Limido e Donnini restituiscono la sfera alla compagine rotaliana. 14-15, non cambia il risultato. In avanti Mezzo Colonna con Emma Girlanda, il centrale Emma Girlanda che all'andata non ha preso parte alla sfida che ha visto la Casal Grande Padana vittoriosa con il punteggio di 24-35, ma adesso Emma Girlanda c'è ed è un centrale sicuramente in grado di fare la differenza. Simone Artoni viene trattenuta in fase di tiro da Claudia Correia, ci potevano anche essere gli estremi per il rigore, c'è comunque un 9 metri Furlanetto per Alessia Artoni, per Lusetti a cedere ad Asia Mangone chiama uno schema, lo schema collaudato in settimana da Agazzani appositamente per questi frangenti. Mangone per Alessia Artoni cerca un varco, lo trova in Gaia Lusetti. Furlanetto, vedremo se tenterà il tiro, no, prova
a servire Lusetti, ben ispirata in fase offensiva in questo avvio di ripresa, ma mezzo corona le porta via la sfera e così le trentine possono ambire a portarsi sul doppio vantaggio. Che partita emozionante, lo è anche in questo secondo tempo. E vi diciamo fin da ora, come nostra abitudine consolidata, dopo la partita verranno realizzate due interviste, una per parte, e i video con queste conversazioni post partita, con le impressioni post partita da parte di due protagoniste, saranno disponibili entro sera o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Quindi non mancate, lo rivediamo, l'appuntamento con le interviste post partita entro domani mattina sui canali social della società biancorossa Pallamano Spallanzani Casalgrande, della società ospitante in questo caso, perché siamo qui al palazzetto Cheope. Intanto errori da una parte e dall'altra, mezzo colonna prova a sfondare gli argini della retroguardia avversaria, però c'è intervento in attacco di Emma Girlanda su Asia Mangone, quindi Casalgrande Padana può ripartire con Furlanetto. Diciamo un buon quantitativo di gol, ma anche molti errori da parte di ambo le parti, merito dei portieri sicuramente protagonisti in maniera evidente in questi primi 35 minuti dell'incontro, merito anche di una fase difensiva che sta funzionando in maniera piuttosto efficace da entrambe le parti. Intanto Aurora Gislinberti in contropiede non perdona, realizza il suo terzo gol personale, uno ne ha messo a segno nel primo tempo, due fin qui in questa ripresa, e al momento Aurora Gislinberti sale a quota 151 nella la classifica delle migliori realizzatrici del campionato, consolidandosi in vetta al momento, anche perché la seconda classificata, la padovana Vanessa Diogap, è ancora abbastanza lontana, quota 122. Vediamo adesso Marianna Orlandi per Furlanetto, vediamo per Orlandi, per Lusetti, attenzione la conclusione dall'ala di Nicole Giombetti che prova il tiro a sorpresa, lieve pallonetto che però va a spedire la sfera sulla traversa della porta, difesa da Nicky Razzica, non cambia il risultato, sempre mezzo corona avanti per due lunghezze sul 14-16. Campestrini, Faig, adesso Faig chiama lo schema, Correia per Faig, c'è Giombetti su Faig ma la palla è già nelle mani di Claudia Correia, Faig per Campestrini si fa largo, elude la sorveglianza di Francesca Franco, prova un tiro dal limite dell'area colorata, ma il gioco era già stato fermato poc'anzi, quindi c'è un 9 metri a favore delle rotaliane. Gislinberti lo ha già eseguito, Correia, devastante nel primo tempo per la difesa casalgrandese, c'è il gol di Giuliana Daniela Faig, detta Giulia, è il suo primo gol personale questa sera che porta a 17 le realizzazioni rotaliane, 14 Casalgrande Padana, 17 mezzo corona, 14 chi attacca, 17 chi difende. Vediamo l'attacco con Orlandi, Lusetti per Mariano Orlandi, prova la conclusione ma c'è irregolarità, la palla torna nelle mani di mezzo corona, però attenzione c'è a terra Mariana Orlandi, in questo momento c'è a terra anche una giocatrice dell'organico ospite, si tratta di Aurora Gislinberti che per adesso si rialza, intervento dei sanitari per Mariana Orlandi. Mentre avviene questo intervento approfittiamo per dire che c'è qualche inghippo tecnico per quanto riguarda le scritte in sovraimpressione sui vostri monitor che potrebbero non essere aggiornate in tempo reale, un problema tecnico del quale appunto domandiamo scusa, un problema indipendente dalla nostra volontà, ma comunque ascoltando la telecronaca vi ricorderemo a più riprese tempo e punteggio affinché possa essere ovviato anche questo piccolo inghippo nella sovraimpressione. Allora, mentre i sanitari soccorrono Marianna Orlandi a terra in questo momento dopo un fortuito scontro con Aurora Gislinberti, ribadiamo la situazione, Casalgrande Padana 14, mezzo corona 17, questo è il risultato quando siamo al settimo minuto e 49 secondi nel corso del secondo tempo, il gioco è momentaneamente fermo.
Marianna Orlandi intanto si rialza e viene riaccompagnata fuori dal campo per, immaginiamo, le medicazioni del caso, l'incitamento da parte del pubblico di casa ma anche della, ma anche del pubblico ospite della, per Marianna Orlandi, che abbandona la sfida, si spera, ci si augura, in modo soltanto momentaneo, dopo questo fortuito scontro con Aurora Gislimberti. 14-17, quindi più tardi saremo precisi anche sulla agenda di entrambe le squadre. Si riprende con mezzo corona in avanti, che la possibilità di andare più 4 sembra quindi ripetersi il copione che ha contraddistinto il primo tempo, una buona parte del primo tempo, con le ragazze ospiti che erano riusciti ad avvantaggiarsi anche di 5 lunghezze. Vediamo Correia, dopo palleggio di Correia, la palla viene restituita giustamente alla Casagrande Padana. Furlanetto, grande corsa della capitana biancorossa. Serve bene Alessia Artoni per Franco, Asia Mangone, l'ala di Casagrande della Nazionale Seniores. Il gol di Ilenia Furlanetto, gran tiro centrale della capitana casagrandese, che in questo momento è la miglior realizzatrice nelle file di casa. 4 gol per lei alle 15-17, un gol arrivato davvero al momento giusto, perché sicuramente Casagrande stava correndo il rischio di scivolare in una situazione numerica tutt'altro che agevole, tutt'altro che favorevole ed incoraggiante. Invece Ilenia Furlanetto ha tolto, come spesso succede, le castagne dal fuoco. Ora c'è il contropiede di Casalgrande, ma Gaia Lusetti non è riuscita ad agganciare la sfera proveniente dal lancio lungo di Nadia Yelen Bordon. Nadia Yelen Bordon, che però ora è molto efficiente nel chiudere la visuale a Roberta De Mattio e ad impedire quindi alla numero 17 ospite di trovare la via della rete. E ancora Casalgrande in avanti, Mangone per Lusetti, per Furlanetto, non carica il tiro, serve Franco, da questa Furlanetto, ancora per Lusetti, prova il tiro, Gaia Lusetti dà soltanto l'illusione del gol, poiché la palla termina sull'esterno della rete a sinistra di Niki Razzica. Stiamo veleggiando verso il 40esimo, mezzo corona avanti di 2 lunghezze sul 15-17. Ricordiamo ancora una volta, non perdetevi le interviste post partita, disponibili entro domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Ci sarà una intervista per la Casalgrande Padana e una anche per mezzo corona, a beneficio dell'affezionato pubblico trentino che sta anche in questo momento seguendo le proprie beniamine, che sta applaudendo anche la staffilata messa a segno da Claudia Correia. 8 i suoi centri, 15-18 per la compagine rotaliana allenata da Sonia Giovannini e Nicolai Boev. E ora Lusetti per Franco, la Padana ha bisogno di una pronta, immediata, efficace, concreta, rapida, convincente reazione. 15-18, 15 chi attacca, 18 chi difende. Artoni, sì, Artoni Alessia per Mangone, Furlanetto, serve Francesca Franco, si accentra Francesca Franco, viene arpionata in maniera efficace da Anna Chiara Campestrini. 9 metri per Casalgrande, Furlanetto, azione manovrata, ma attenzione perché tra poco gli arbitri potrebbero dettare il gioco passivo. C'è un intervento di Aurora Gislimberti su Gaia Lusetti e c'è rigore a favore della Casalgrande Padana. Se ne incarica la vice capitana nonché pivot Francesca Franco. Sono 3 fin qui i suoi gol personali, uno scontro fra titani come spesso accade in questa massima serie di pallamano femminile. Franco contro Razzica, alla meglio Razzica sulle prime, ma la palla prende un rimbalzo beffardo per il portiere ellenico in forza a mezzo corona e va a depositarsi in fondo al sacco. Quindi realizzazione per certi versi un po' fortunosa, ma comunque preziosa, per Francesca Franco, che porta la sua squadra a quota 16 nel computo dei gol complessivi. 16 chi difende, 18 chi attacca. Siamo quasi al 12esimo del secondo tempo. Francesca Franco porta via la sfera a mezzo corona, ma gli arbitri restituiscono la sfera alle rotaliane, che usufruiscono di un 9 metri. Se ne incaricherà Aurora Gislimberti, la frombogliera numero 1 della compagine di mezzo corona, anche se questa sera è Claudia Correia la miglior realizzatrice dell'incontro. Contropiede di Casalgrande, Gislimberti
precede John Becchi, arriva un attimo prima e la palla torna in mano a mezzo corona. La palla torna in mano a mezzo corona, la dirigenza della Pallamano Spallanzani Casalgrandi. Abbiamo qui una abbiamo qui alla nostra postazione una parte dello Stato Maggiore Biancorosso che sta seguendo con grande apprensione lo sviluppo di questo confronto, perché infatti è una Casalgrande padana che a tratti sta facendo divertire ma a tratti sta facendo anche soffrire, patendo in misura rilevante quello che è il grande spirito di iniziativa messo in campo dalle gialloverdi oggi in maglia blu. Conclusione di Gaia Lusetti che però viene fermata irregolarmente, vengono comminati due minuti a Giulia Feig e c'è rigore ancora una volta per la Casalgrande padana e ancora una volta se ne incarica la vice capitana Francesca Franco. Francesca Franco contro Nicky Razzica, Franco contro Razzica, Franco contro Razzica, op, Franco, Francesca Franco alla meglio, quinto gol personale per lei, 2 su 2 ai rigori per lei, 2 su 3 di squadra, 17 a 18 e la padana è ancora lì, la padana è ancora lì, mezzo corona è vivace, a brio, a intraprendenza, ma la Casalgrande padana non molla, non vuole perdere questa straordinaria occasione per effettuare un notevole passo avanti verso la permanenza nella categoria senza dover ricorrere alla lotteria dei playout. Intanto Aurora Gislimberti il tiro, ma Nadia Ayelen Bordon ipnotizza bene la giocatrice giallo-verde, così a conclusione fuori dall'altro lato del campo colpisce l'ala Nicole Giombetti con il primo centro personale. Facile prevedere che Giovannini e Boev tra poco chiameranno time out sul 18 a 18 quando siamo quasi al 14esimo. Questa è la situazione, perfetta parità 18 a 18 quando in questo momento scocca il 14esimo minuto della ripresa. Sale l'incitamento per la Casalgrande padana che ha bisogno ovviamente di tutto il calore del proprio pubblico contro una mezzo corona che comunque sta dimostrando di meritare applausi, non fosse altro per il grande, per il notevole carattere accompagnato anche a numerosi accenti di pregevole pallamano che le rotaliane stanno esprimendo sul parquet. 18 a 18 in avanti mezzo corona, il tentativo di conclusione di Anna Chiara Campestrini va a segno in maniera spettacolare, il terzino rotaliano, 18 a 19, però la palla è già nelle mani di Casalgrande. Lusetti ripiega su Mangone, Mangone aggancia male, l'azione sfuma, Mangone aggancia male, l'azione sfuma, 18 a 19, mezzo corona può tornare sul più 2, può portarsi sul più 2 in proprio favore quando in questo momento scocca il 15esimo, siamo a metà della ripresa, un gol di vantaggio per le ragazze trentine, che un gol che potrebbe presto raddoppiare con questo attacco da cui la Casalgrande padana deve guardarsi in maniera molto attenta e in maniera molto concentrata. Infrazione da parte di mezzo corona, la palla proveniente da Feig non arriva a Correia e la padana può riprendere, può proiettarsi ancora una volta in fase offensiva quando sono le 19:33 minuti primi qui al Palazzetto Keop in via Aosta a Casalgrande. Siamo in diretta su Eleven Sports e stiamo seguendo l'attacco della Casalgrande padana che mira in questo istante a ricucire il lieve ma significativo strappo che la separa da mezzo corona. 18-19 dall'ala, Giombetti è libera, Razzica ci arriva, ma Franco va in gol, ma gli arbitri intervengono, Limido e Donnini intervengono. Franco aveva realizzato porta sguarnita dopo che Nicky Razzica era intervenuta sull'azione precedente, ma non c'è il gol, c'è però il rigore a favore delle biancorosse. Ancora Franco contro Razzica, Franco che botta in rete, ha dato Francesca Franco, sesto gol personale per lei ed è ancora parità sul 19-19. È una partita che non finisce mai, sembra non volere finire mai. Rimanete in collegamento con noi perché, come avrebbe detto il grande Corrado Mantoni, non finisce qui. È come se non finisce qui sul 19-19 e mancano ancora 13 minuti. Vediamo adesso Campestrini
cerca di perforare, attenzione, il suggerimento d'oro per Giada Veronés, Giada Veronés che indisturbata realizza dall'ala, 19-20 la Padana ora, vedremo come replicherà Furlanetto, si riappropria della palla Nicole Giombetti va a segno, 2 i gol personali per lei, 20-20 e di nuovo parità al 17esimo e qualche secondo, 20 Casalgrande Padana, 20 Mezzocorona, di certo il pubblico qui convenuto al Palazzetto Cheope in via Aosta a Casalgrande non si sta certo annoiando, immaginiamo che gli sbadigli siano assolutamente lontanissimi anche dal pubblico sterminato che in questo momento ci sta seguendo attraverso la piattaforma Eleven Sports. Mezzocorona in avanti con Campestrini, viene fermata da Francesca Franco, Mezzocorona resta in attacco con un 9 metri, Faig, Campestrini, Correia sempre molto pericolosa per la retroguardia biancorossa, Gislimberti si è riappropriata del pallone, Alessia Artoni è intervenuta su Aurora Gislimberti, c'è ancora in avanti la formazione trentina, Campestrini, Veronese, Campestrini perde palla, poi la recupera, attenzione Gislimberti non carica il tiro, Cer prova a trovare una sponda in Luisa Dalla Valle, ma la vice capitana giallo-verde, oggi in maglia blu, non riesce a trattenere il pallone e così la Casalgrande Padana torna in avanti e Marco Agazzani, il tecnico biancorosso, chiama time out, un'occasione per noi per riepilogare tutto ciò che è emerso fino a questo momento. Per la Casalgrande Padana 6 i gol di Francesca Franco, 4 reti Ilenia Furlanetto e 2 reti a testa per Asia Mangone, Nicole Giombetti, Simona Artoni, Marianna Orlandi e Gaia Lusetti. Per quanto attiene invece la pallamano Mezzocorona sono 8 i gol di Claudia Correia, 5 gol Anna Chiara Campestrini, 3 gol a testa per Aurora Gislimberti e Giada Veronese, una rete di Giulia Faig. I parziali al 10° 6-6, al 20° 9-13 per Mezzocorona, a fine primo tempo 14-14, al 40° 15-18 per Mezzocorona e adesso siamo al 48° 20-20, i rigori 3-4 per la Casalgrande Padana, 0-1 Mezzocorona, tutto questo quando sono le 19:36 minuti qui al Palazzetto Cheope di via Aosta. Sei sempre in collegamento con Casalgrande, noi ne approfittiamo intanto per ricordare l'agenda di entrambe le contendenti, si torna in campo sabato prossimo 1° aprile a partire dalle ore 18, Mezzocorona sarà al Palafornai per la sfida interna contro Cassano Magnago, mentre invece la Casalgrande Padana farà tappa al Pala Farfalle di Padova contro il Cellini alle ore 20. Due sfide importantissime, due sfide molto interessanti, valevoli per il terzultimo turno. A seguire ci sarà una nuova pausa per la Pasqua e per gli impegni della Nazionale Seniores. Si tornerà in campo poi il 22 aprile, quando Mezzocorona sarà di scena ad Erice e invece la Casalgrande Padana ospiterà Pontina. Tutto questo sabato 22 aprile. E ora vediamo l'attacco di Asia Mangone e va a incocciare la palla sulla traversa, sempre 20-20, ma la Casalgrande Padana è ancora in avanti, può ancora aspirare a mettere a segno il punto del vantaggio. Da ora in avanti ogni palla persa, guadagnata, persa o recuperata, pesa quintali di legna Furlanetto con un tiro in parte anche a sorpresa, un tiro che è andato, che ha mandato la sfera in fondo al sacco a mo' di libellula, 21-20 e Casalgrande è di nuovo avanti quando stiamo veleggiando verso il 50esimo e quindi mancano poco più di 10 minuti al termine di questo incontro così roboante, così altisonante, così intenso. Vediamo ora, perde palla Anna Chiara Campestrini, la riconquista Nicole Giombetti contropiede Nicole Giombetti, la forza dell'esperienza dell'ala classe 92, terzo gol personale, 22-20, questo gol non vale oro, vale platino, vale ancora di più per la compagine ceramica. E ora è scoccato il 50esimo, 22-20, 22 chi difende, 20 chi attacca, Emma Girlanda la centrale, Faig, ancora Girlanda, Mezzocorona comunque non molla, non vuole vanificare il comunque buon lavoro svolto fino a questo momento
Attenzione al tiro in sottomano di Giulia Faig, un gol alla Guerrazzi, si sarebbe detto una volta, come quelli che faceva Michele Guerrazzi nella pallamano maschile a Trieste prima, Rubiera poi. Però questa è un'altra storia, 22-21 con Giulia Faig che ha dimezzato il divario. Casagrande Padana che comunque ha ancora un esile ma prezioso margine favorevole. Franco per Orlandi, per Lusetti, da questa ad Alessia Artoni, per Francesca Franco, per Gaia Lusetti. Orlandi, rientrato in campo dopo il fortuito scontro di prima con Aurora Gislimberti. Furlanetto prova in sottomano, ma Nicky Razzica ci arriva di piede. Attenzione al contropiede di Aurora Gislimberti, traversa di Aurora Gislimberti, su di lei c'è stato un efficace contrasto da parte di Alessia Artoni. Il pubblico protesta, il pubblico di Fede Biancorossa ha qualcosa da dire con gli arbitri, Limido e Donnini, che comunque concedono il rigore a favore delle rotaliane e se ne incarica Aurora Gislimberti. Gislimberti contro Nadia Yelen Bordon. Gislimberti alla meglio, quarto gol personale per la migliore realizzatrice del campionato, che adesso sale a 152 gol messi a segno in 19 giornate. 22 pari, ancora tutto da rifare, partita sempre in bilico. Franco, Furlanetto per Lusetti, per Furlanetto, ripiega su Franco, Furlanetto, Lusetti, ancora per Furlanetto, Furlanetto cerca una buona sponda per Orlandi, c'è l'intervento di Claudia Correia su Marianna Orlandi e due minuti anche al terzino portoghese in forza alle gialloverdi. Due minuti. Questa sarà un'assenza senz'altro pesante per la formazione ospite nei prossimi 120 secondi. E c'è rigore per la Padana. Francesca Franco ha dimostrato in questi ultimi minuti di avere la mano calda dai 7 metri. Vedremo se sarà così anche stavolta. Franco contro Razzica. Fischio arbitrale, il tiro di Franco, Razzica stavolta ci arriva. Razzica stavolta ci arriva, 3 su 5 ai rigori per la Casagrande Padana, 1 su 2 per Mezzocorona. Non si spezza l'equilibrio, 22-22 quando mancano meno di 8 minuti al termine del confronto. Ribadiamo ancora l'agenda per chi si fosse messo in collegamento solo in questo istante: sabato prossimo 1 aprile alle ore 18 al Palafordai di Mezzocorona le gialloverdi ospiteranno Cassano Magnago, mentre alle ore 20, sempre sabato prossimo 1 aprile, la Casagrande Padana sarà al Palafarfalle di Padova per affrontare i Cellini dalle ore 20. Stornerà poi in campo sabato 22 aprile alle 18 Erice Mezzocorona e alle 18.30 Casagrande Padana Pontigna, e noi ci risentiremo dal Palacheope ovviamente sabato 22 aprile, quindi tra circa un mese. Questa diretta è anche una buona occasione per rivolgere i migliori auguri di buona Pasqua, lo facciamo fin da ora, a tutto il nostro pubblico, a quanti seguono questi nostri collegamenti. Intanto la Casagrande Padana è ancora in avanti con 9 metri, eseguito da Francesca Franco. Furlanetto, non c'è Correia in campo, le biancorosse ne devono approfittare. Lusetti per Nicole Giombetti, stavolta non va, la conclusione è troppo sul portiere di Mezzocorona. È ripartita Mezzocorona con Faig, ma Bordon abbassa la saracinesca, gli arbitri restituiscono palla alle rotaliane. Infatti è stato ravvisato l'intervento ai danni di Giulia Faig, Giuliana Daniela Faig, detta Giulia, 22-22. E ancora Mezzocorona che può manovrare e manovra con sicurezza nonostante l'inferiorità numerica. Traversa di Giulia Faig, c'è rigore per Mezzocorona. Rigore per Mezzocorona e quando mancano 6 minuti le trentine possono portarsi in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, nonostante l'assenza momentanea dal campo di una giocatrice basilare come Claudia Correia. Si riportano infatti in vantaggio le ragazze ospiti grazie ad Aurora Gislimberti che dai 7 metri non fallisce e sigla il quinto centro personale. 22 chi attacca, 23 chi difende in questo momento. 5 minuti e mezzo al termine, che partita intensa, combattuta e ancora in bilico. Alla Casagrande Padana serve un gol, serve, è indispensabile come l'acqua nei periodi di arsura, altrimenti Mezzocorona rischia davvero di prendere il largo e di tornare in Trentino con i due punti nel paniere.
avanti 9 metri per la Padana, già eseguito da Alessio Artoni. Furlanetto prova a cercare il varco per il tiro, prova a servire Gaia Lusetti, troppo lunga la conclusione per Gaia Lusetti, non ci arriva né la centrale biancorossa, non ci arriva neppure Nicole Giombetti. Mezzo corona ha adesso il pallone del potenziale più 2 quando mancano meno di 5 minuti al termine. Udite, fasi nevralgiche, fasi cruciali della contesa, valevole per il 19° turno della massima serie di pallamano femminile. Giulia Faig va a realizzare spalle alla porta, terzo gol personale, 22-24. Il presidente biancorosso Sergio Cattani impassibile ma soffre, così come il direttore generale della pallamano Spallanzani Casalgrande Alberto Aldini. Uno sguardo impassibile ma sofferente, ancora di più adesso che Casalgrande ha vanificato questo nuovo attacco. Ride il pubblico esiguo ma partecipe giunto qui dal Trentino, ride perché sente che perché mezzo corona è a un passo dall'impresa. C'è anche il gol della centrale Emma Girlanda, che quest'anno ha dovuto fronteggiare un lungo infortunio. Questo è il suo primo gol, ma mai gol potrebbe essere più pesante. 22-25, meno di 4 minuti al termine. Alla Casalgrande Padana serve un miracolo sportivo, alle ragazze allenate da un Marco Agazzani che guarda sbigottito la propria squadra. Adesso è nella mischia anche la giovane pivot Sara Apostol. Serve un miracolo sportivo, Lusetti per Orlandi a servire Lusetti, a servire Furlanetto, serve il tiro, traversa di legna Furlanetto, e questo sembra proprio l'ultimo atto, sembra quasi un atto di resa definitiva. Questa traversa colpita da Ilenia Furlanetto ha il sapore della resa definitiva da parte della Padana. In ogni caso, grandi applausi per mezzo corona, che in caso di vittoria porterebbe a casa 2 punti con merito, vittoria che adesso è praticamente certa con il 6° sigillo personale di Aurora Gislimberti. Meno di 3 minuti al termine, 4 gol di divario, 22-26 per la compagine rotaliana. Il cielo sopra Casalgrande è giallo-verde, lo ribadiamo, comunque davvero indecifrabile questa Casalgrande Padana, capace di grandi prove come quella di sabato scorso a Prato e non solo, accanto a scivoloni roboanti come quello in casa contro Teramo e adesso contro mezzo corona che può arrotondare ulteriormente il margine con Giada Veroness. Ci mette una pezza Nadia Yelen Bordon che incita le sue compagne di squadra, ma ormai è troppo tardi per sperare in un recupero, in un riaggancio delle avversarie, anche se Gaia Lusetti va a realizzare il suo terzo gol personale. Serve a poco ormai alla formazione ceramica, perché mancano ormai meno di 2 minuti. 23 Casalgrande Padana, 26 mezzo corona, e lo possiamo davvero dire, salvo imprevisti, rientrati in campo anche Correia, salvo sconvolgimenti, mezzo corona può festeggiare la seconda vittoria consecutiva dopo il successo interno maturato una settimana fa sulla Second Fox Ariosto Ferrara. 23-26, Correia viene fermata, però è tutto regolare, palla per Casalgrande, Giombetti in contropiede va a mettere a segno il suo quarto centro personale. Attenzione, 24 Casalgrande Padana, 26 mezzo corona, mancano 1 minuto e 24 secondi al termine, c'è time out richiesto da Sonia Giovannini e Nicolai Boev, allenatori della formazione trentina. 24-26, il tabellino fin qui per Casalgrande, 6 gol Francesca Franco, 5 Ilenia Furlanetto, 4 Nicole Giombetti, 2 a testa per Asia Mangone, Simone Artoni, Marianna Orlandi, 3 gol anche di Gaia Lusetti. Per mezzo corona 8 gol di Claudia Correia, 6 Aurora Gislimberti, 5 Anna Chiara Campestrini, 3 gol a testa Giuliana Faig e Giada Veroness, 1 gol Emma Girlanda. I parziali li diciamo dopo, anche perché ormai siamo verso la fine della partita.
ribadiamo solo i rigori, la precisione dei 7 metri, 3 su 5 Casalgrande, 2 su 3 mezzo corona. Lusetti stava per riconquistare la sfera, riconquista la palla Casalgrande, attenzione, ma è troppo lungo il lancio di Bordon per Furlanetto, è troppo lungo, la Padana poteva riaprire clamorosamente la partita, ma questo lancio lungo riduce ancora più al lumicino le speranze biancorosse di poter ottenere almeno un punto. Orlandi ferma Correia, ma è tutto tempo che passa, manca meno di un minuto, 24-26, la Padana si reimpossessa della sfera, Artoni per Orlandi, Orlandi si fa largo, vuole andare al tiro, è così, ma il tiro è fuori, 24-26, ha avuto la Padana qualche occasione per raddrizzare, per provare quantomeno ottenere un pari in extremis, ma occasioni tutte gettate al vento. Adesso Correia presumibilmente andrà a segnare, così non abbiamo, insomma, siamo stati buoni profeti, perché Correia in quelle situazioni raramente sbaglia. Adesso segna anche Alessio Artoni, un gol che serve essenzialmente per rendere meno amaro il calice del KO biancorosso. Ci sarà ancora da sudare per la salvezza diretta, i ragazzi di Agazzani dovranno ancora lavorare parecchio, c'è un gol anche di Luisa Dalla Valle, probabilmente sarà l'ultima realizzazione dell'incontro. Finisce qui al Paracheope, risultato finale Casalgrande Padana 25, mezzo corona 28. Ribadiamo il finale qui dal palazzetto Cheope in Casalgrande, mezzo corona batte Casalgrande Padana 25-28. Il tabellino per la Casalgrande Padana, 6 reti messe a segno da Francesca Franco, 5 gol Ilenia Furlanetto, 4 reti Nicole Giombetti, 3 reti Gaia Lusetti, 2 gol a testa per Asia Mangone, Simona Artoni e Marianna Orlandi, 1 gol Alessia Artoni. Per quanto attiene mezzo corona, 9 gol di Claudia Correia, 6 reti Aurora Gislimberti, 5 gol Anna Chiara Campestrini, 3 reti a testa Giulia Faig, Giada Veroness, 1 gol a testa per Luisa Dalla Valle ed Emma Girlanda. Parziali al 10-6-6, al 20-9-13 per mezzo corona, fine primo tempo 14-14, al 40-15-18 per mezzo corona, al 50-22-20 per Casalgrande, e il risultato finale, come abbiamo detto poc'anzi, 25 Casalgrande Padana, 28 mezzo corona. È tutto, quando sono le ore 19:51 minuti primi, vi diamo appuntamento quindi al prossimo collegamento casalingo con le partite casalinghe della formazione biancorossa. Il prossimo appuntamento qui al Paracheope, lo ricordiamo, è fissato per sabato 22 aprile, quando le biancorosse ospiteranno una squadra di alta classifica, vale a dire la Cassa Rurale Pontigna. È tutto questa sera, ancora una volta grazie, ancora una volta sicuramente buona serata e soprattutto buona Pasqua a tutti voi. Grazie ancora, a voi Milano.